È la sigla che apre l'appuntamento anche di questa mattina con Movimento Futuro Sud. Buongiorno Presidente, buongiorno. Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Come va? Tutto bene? No, sono sempre più ingazzato nero. Non me lo puoi dire, va tutto bene. Va io tutto ci bene provo. Nel privato, va tutto bene nel mio lavoro, va tutto bene in ciò che può essere di privato, appunto. Ma per quanto riguarda gli aspetti del sociale, del politico, dell'economico a livello nazionale, assolutamente, ma anche a livello locale, quindi, perché più o meno le stesse situazioni che si sentono a livello nazionale, rapportate alle situazioni più piccole, i comuni, le regioni, le province, sicuramente è la stessa cosa, per cui chiaramente anzi forse molto peggio. In questo momento Praia Mare soffre davvero. E parliamo della nostra capitale, no? Della nostra città di fondazione politica. Se vogliamo parlare di Premare possiamo pure cominciare. Possiamo dare un accenno. Un accenno. Allora, anche perché da oggi parte una forma di pubblicità, di presenza sul territorio del nostro movimento, per cui da qui parte dalla vicina Tortora, ma comunque certo. parte oggi la nostra presenza sul territorio. Allora, Premare. Premare è una piccola cittadina turistica, si diceva che era la perla dell'Alto Tirreno Cosentino, c'era grande differenza perché il turismo era quasi d'élite, perché c'era la ricchezza, perché c'era tutto. Negli ultimi 30 anni si è perso tutto quanto, comprese le fabbriche che c'erano, non c'è stato nient'altro che una bella pulizia sicuramente, dei bei lidi sul mare, sulla spiaggia, tutto quanto eccetera, ma il turismo è andato sempre di più cadendo, sia come numeri che sia come qualità. Le case si costruiscono, ci sono, non si capisce a chi si vendono, perché si fanno, non si capisce quello che c'è, perché tra l'altro i numeri del turismo a Praia diminuiscono anno per anno, rischiano questo, solo di abbassare anche le quotazioni, ovviamente. Grandi alberghi, se ne è aggiunto uno, un grande albergo lavora, ma lavora su bassa minima qualità, sui numeri delle grandi affluenza, tipo le grandi città alle Canarie, alle Baleari eccetera, si riempono per i fine settimana, si riempono, però poi alla fin fine non c'è nulla. Si rinchiudono in quel loro villaggio, in quel loro certo. grande albergo, c'è tutto quanto, ma beneficia l'azienda pubblica, beneficia gli altri cittadini paesi, poco meno. Tra l'altro i posti di lavoro in queste mega strutture sono posti di lavoro molto. Non si riesce a trovare neanche l'aggettivo, guarda. Sì. Forse credo che il negro del Mali o del Burundi probabilmente guadagna di più se fa la stessa attività nel Burundi. Però a parte parlare di questo, parliamo politicamente sono state le elezioni qualche mese fa, nulla è cambiato, anzi gli stipendi ai comunali non vengono pagati. Sono fermi. Ci sono mutui da pagare, ci sono debiti verso la regione, verso gli altri enti erogatori da pagare, ci sono parcelle di avvocati innumerevoli e pesantissime da pagare. Non si riesce a pagare nemmeno un mese di stipendi, per cui chiaramente l'IMU è stato un bruttissimo giorno per le casse comunali di Praia Mare, perché chiaramente è diminuita rispetto anche a livello nazionale, e quel poco che si è incassato è servito per pagare un solo stipendio agli impiegati e ai lavoratori comunali. Come si va avanti non lo so. Io ho un consiglio da dare a tutti i responsabili politici di Praia Mare, a tutti, di opposizione e di governo. Io penso che a un certo punto bisogna poter e saper prendere atto del proprio fallimento, dire ho sbagliato, dire così non possiamo più andare avanti, è inutile rabbeccarci sugli specchi, è inutile
cominciare a dare la colpa a quello, a quell'altro, eccetera, chi è stato traditore, chi ha rubato di più, chi ha rubato di meno, se hanno rubato, oppure se sono semplici errori. Tutto questo è perfettamente inutile per ciò che riguarda il futuro di Praia Mare. Per cui l'idea migliore da attuare, la soluzione migliore è quella di dichiarare fallimento, andare al dissesto finanziario, fare in modo che il governo metta su Praia Mare un suo rappresentante con pieni poteri, quale il commissario prefettizio, 6 mesi, 1 anno di commissario, pieni poteri per poter ricominciare da zero. Rivoluzione vuol dire azzerare. Una rivoluzione piena azzera tutto e si riparte. Andare avanti sempre per piccoli aggiustamenti, piccoli rattoppi, non fa altro che peggiorare. Come l'Italia, anche Praia Mare ha bisogno di questo. C'è bisogno a Praia Mare di, come in tanti altri enti, come in tanti altri comuni, c'è bisogno di una rivoluzione piena. Per cui non facciamoci illusioni, azzeriamo tutto, ripartiamo da zero. A livello governativo, a livello nazionale, come abbiamo visto per anche questa settimana, lo spread, il famoso spread, mamma mia, sale, che è una bellezza. Allora, se sale, tanto vale dire, battiamolo giù completamente, ricominciamo da capo e via, continuiamo con questa solfa, non la finiamo più. Per cui, a mio parere, Italia fuori dall'euro, Italia con una nuova assemblea costituente che rifaccia una nuova costituzione più moderna, più snella, più rivolta ai bisogni attuali della gente, si ricomincia da capo, anche in politica. Riconoscere i propri errori è un grande esempio di grande politica. Perseverare, come si dice, sbagliare è umano, ma perseverare è diabolico. Ecco, in Italia stiamo perseverando da molto tempo. Sarebbe ora di smetterla. Io qui dai cittadini non vado, o gli ascoltatori di Futuro Sud, non vado promettendo rimedi o chissà che cosa, se andiamo noi facciamo questa legge, quest'altra cosa, no. Io mi impegno soltanto per una cosa, portare l'opinione della gente, l'opinione di tutti i cittadini italiani verso una soluzione radicale, verso una soluzione che possa effettivamente cambiare tutto. Cambiare cosa lo decideranno i cittadini con la loro assemblea costituente, cambiare come altrettanto, ma cambiare è sicuramente una cosa che va fatta. E non cambiare gli uomini in questo stato, in questo modo, con queste leggi. Era da ragazzo che mi si diceva, da quando frequentavo un partito politico particolare, mi si diceva, da grandi uomini come Almirante ad esempio, mi si diceva, cambiare gli uomini in questo modo di fare italiano non serve assolutamente a nulla. Se vado io, diceva un giorno Almirante, probabilmente, se non io, la mia famiglia, se non io, i miei amici, eccetera, faremmo le stesse cose che facevano i socialisti, i democristiani, eccetera. Come tra l'altro è successo anche con i leghisti, con tutti quanti. Per cui non basta una voglia di onestà, ci vuole un cambiamento totale, totale, totale. Cambiare gli uomini rispetto a quelle che sono le leggi attuali in Italia, rispetto a quelli che sono i sistemi attuali in Italia, è perfettamente inutile. È uno stilicidio di nomi ed è uno stilicidio di valori e di qualità che sprechiamo. Portiamo avanti questo concetto, azzeriamo tutto, assemblea costituente, tutti a casa per il momento, stiamo lì ad aspettare, a gestire solo il gestibile, e aspettiamo che le cose possano cambiare. A livello europeo non c'è, se la Spagna, come prevedevo un mese fa, facevamo una trasmissione, cioè guarda che questi 100 miliardi di soldi che l'Europa, quindi l'Italia, dà alla Spagna, non servono a nulla. E infatti ecco lì che in Spagna hanno scoperto. No, ma stamattina, tra l'altro, è una cosa che non era passata, non ce ne eravamo neanche accorti nei giorni passati, io non so se te ne eri accorto tu. Praticamente l'Unione Europea i soldi, la banca, la BCE alla Spagna li ha dati per dare i soldi alle banche spagnole, certo, solo su garanzia del governo spagnolo, certo, che ne risponde lo Stato spagnolo. Quindi praticamente per forza lo spread è arrivato a oltre 600, perché praticamente i soldi vanno alle banche, che probabilmente li faranno sparire come hanno fatto con gli altri, e continuano a rispondere lo Stato spagnolo di quei soldi, del finanziamento. Per cui ne ha sempre bisogno, per cui chiaramente va in default. Stanno mangiando tutto. Ecco, come succederà in Italia. Certo. Tanto vale, ripeto,
poveri per poveri, azzeriamo tutto, ricominciamo da capo. Le faccio una domanda. Dimmi. Perché abbiamo seguito prima la Grecia. Prima? La Grecia abbiamo seguito, con i moti che poi sono stati in piazza fino all'assedio al Parlamento, poi lì si sono fermati, sarà successo qualcosa che non abbiamo saputo. Adesso c'è la Spagna che stanno avendo anche lì ferro e fuoco, dato che noi siamo abituati solo ai settembri caldi, cosa ne pensi? Che l'autunno sarà caldissimo, sarà bollente. Quindi l'autunno io lo prevedo già rientro dalle ferie. Cioè, ripeto, per me sarà evidente questo stato di cose, ancora più evidente quando tutti gli italiani torneranno dalle proprie ferie e troveranno i cancelli delle fabbriche chiuse. Questo per il popolo, però io dico, dato che poi quasi sempre il movimento lo spingono comunque i partiti, lo sappiamo benissimo, sia destra o sinistra. E cioè, poi tutti cavalcheranno, tutti cercheranno di cavalcare la tigre e di approfittare della primogenitura di questa rivolta, no? Tutti quanti saranno lì pronti a dire: io l'avevo detto, i sindacati sono con me, Montezemolo è con me, Di Pietro, io sono Di Pietro, Grillo, fare Grillo parlante, tutti quanti diranno la loro e ovviamente tutti cercheranno di averne qualche beneficio, perché pensano sempre che poi gli italiani alla fine si accontentano, perché arriva l'autunno ma arriva Natale, a Natale comunque il panettone deve uscire, certo. Per cui gli italiani si calmano e si vanno a fare una partita di 3-7. Questo è quello che succede di solito quando sono gli autunni caldi. Tra l'altro Pasqua quest'anno arriva questa volta credo che sia ma questa volta credo che sia differente, perché il panettone sarà difficile da mangiare. Quindi i moti probabilmente ci saranno. Sì, sicuramente, Ma vedremo allora. Ci auguriamo la pace, ci auguriamo la democrazia, ci auriamo tutto, ma bisogna prendere atto. Siamo abituati in Italia con gli autunni caldi, a settembre sotto aprono le scuole. Ma bisogna prendere atto che questi politici, questi uomini di Stato italiani devono capire una volta per tutto o per tutte che sicuramente non è una cosa personale, non è che Bersani sia meglio di Di Pietro o Berlusconi è peggio di Grillo. È il sistema che va cambiato, tutto il sistema. Il sistema Italia è esploso, per cui basta, questo sistema va cambiato. La Costituzione italiana è la legge che regola il sistema governativo, sociale e quant'altro in Italia, va cambiata. Prendiamo atto di questo senza accordi sotto banco. Certo. Gli italiani devono decidere, gli italiani devono sapere cosa fare. E gli italiani si incazzano quando si incazzano e chiaramente portano a termine la loro incazzatura, però poi sanno anche ragionare, sanno fermarsi al giusto tempo e sanno comunque trovare il rimedio. L'Italia è un paese di grandi sognatori ma anche di grandi pensatori, per cui pensiamo, non sogniamo soltanto, pensiamo. Allora, io la ringrazio per l'appuntamento che ci ha dedicato anche oggi e poi naturalmente noi ci ritroviamo lunedì, la domenica diamo respiro anche agli altri, quindi auguriamo una buona settimana. No, respiriamo noi, non parliamo di queste cose così, per una giornata almeno me ne sto al mare di domenica. Lo ci pensi, quindi non sei più incazzato nero. Non sei incazzato nero. Buona giornata. Rimani solo nero però. Buona giornata. A lei. I crimini contro la vita li chiamano errori, eppure il vento soffia ancora, spruzza acqua alle navi sulla prora.